Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Mega Man X. Come vi ho promesso nella parte precedente, in questo episodio andremo a recuperare tutti i potenziamenti che ancora ci mancano. Ce ne mancano tre. Allora, il primo che ci manca è quello nel livello Chill Penguin, ovvero quello della vita. Come vi dicevo appunto, c'era, come dicevo nel livello quando abbiamo parlato Chill Penguin la prima volta, c'era un punto. Muori. Allora, c'era un punto in cui bisognava possedere una determinata arma per poter ottenere il potenziamento, ovvero l'arma quella del fuoco, la flame qualcosa. Va bene, grazie, continua a farmi fuori, perfetto. Ok, cerchiamo di accumulare più vita possibile in modo da riempire le sub tank, che ci tornano utili. Ok, qua tu, ehi, allora così, cioè, ma è andata a cagare, minchia, devo prendere un cazzo di potenziamento e 3 ore. Allora, ok, tanto che il potenziamento delle gambe questa parte qua è più semplice. Ah, ma tornate pure indietro voi, ma andate a cagare. Oh, e basta. Allora, madonna che palle, ma vuoi fare questo scatto? Vabbè, volevo rendermi le cose un po' più facili con lo scatto, niente. Oh! È bosso! Madonna che palle! 3 ore per fare sto pezzo. Allora, ok. Non rendiamoci le cose complicate quando non lo sono, per favore. Ok. Qua andiamo avanti. Ok, qua, perfetto. Dobbiamo andare a raggiungere un punto un po' più avanti. Tanto non dovremmo finire per forza tutti i livelli, possiamo anche, nel senso, uscire poi dal livello, perché una volta completato il livello si può poi uscire tramite il menu. Ok, il pezzo di livello che dobbiamo raggiungere è questo. Aspettate, e muori. Ok, questo, no, questo qua, perfetto. Dobbiamo distruggere con l'arma del fuoco questi cosi. Perfetto. Questo è l'ultimo potenziamento della vita. Quindi questo abbiamo ottenuto. Escape. Perfetto. Ora dobbiamo andare a prendere una sub-tank. Sì, grazie. Una sub-tank la dobbiamo andare a prendere, se non sbaglio, qua. Se non sbaglio è qua, giusto? Sì. E dovrebbe essere abbastanza all'inizio, se non sbaglio. Non è ancora qua, aspetta un pochino più avanti. Vediamo un po', tu muovi. Perfetto. Ok, eccola qua la sub-tank. Dunque, prendete il boomerang, premete giù e tasto di attacco. Anzi, saltando prima però, così. Sub-tank ottenuta. Quindi abbiamo ottenuto tutte e 4 le sub-tank, tutte le armi e tutti i potenziamenti della vita. Cosa ci manca? La Doken. Quindi usciamo e andiamo a ottenere la Doken. La Doken, che sarà una figata immonda in quanto one shot a tutti i nemici, la otteniamo, se non sbaglio, in questo livello, quello di Armored Armadillo. E non è scontato che si ottenga al primo tentativo, quindi noi faremo un save state e cercheremo di ottenerlo, insomma, proveremo finché non ci verrà svelato tutto quanto. Ok. Oh Dio santo, cosa ho fatto? Ok, sì, datemi tutti questi potenziamenti che a me servono, che mi riempio le sub tank. Perfetto. Quando sentite quel rumore che avete appena sentito, vuol dire che ne avete riempita una vita grandissima. Ok, qua possiamo anche andare fottercene altamente, prendiamo un po' di colpi, non fa niente. Ok. Ok, andata. Dunque, no, la Doken non è ancora in questo punto, è un pochino più avanti. Dovremmo poi fare un save state, ricordiamoci di farlo, se no. Oh, che cazzo, sto pezzo lo odio. Mi devono inseguire, ma lasciatemi stare, no? Ok. Dai, spunta fuori, ok. Ok, tu muovi pure e fammi andare. Via! E là là! Guarda che roba!
Sì. Facciamo fuori tutti. E cazzo. E la miseria. Morite. Perfetto. Qua. Ma sì, facciamolo fuori. Tanto dobbiamo farlo fuori comunque. Sto tipo. Quindi via. Spariamo. Facciamo come abbiamo fatto nella parte in cui abbiamo ottenuto il potenziamento. Cerchiamo di farlo fuori. Non è necessario farlo fuori prima di quel punto in realtà. Però così per scopo personale possiamo anche farlo. Ok. E qua? No, forse un pochino più avanti. Non mi ricordo. In ogni caso faccio un save state, perché non mi ricordo se è già qua o se è più avanti. Sì, è qua. Quindi adesso noi facciamo fuori tutti questi tizi. Vediamo se otteniamo subito la capsula della Dokken. E cazzo, giustamente mi sono schiantato contro le anatre, quindi ripetiamo che bisognerebbe riuscire a farle fuori in modo da non averle in mezzo ai piedi. Spara. Ok, non c'è, perfetto, rifacciamo. Non so se facendo save state è utile, cioè nel senso che si... questa cosa funziona o meno, però dobbiamo provarci. Proviamo finché non riusciamo a ottenerlo. Bisogna farlo un po' di volte, se no, addirittura certe persone ho detto che lo devono... si doveva fare tipo 8 volte questa cosa. Se no cosa facciamo? Possiamo sapere cosa fare? Crepare. Bisogna provare un po' di volte perché la capsula non compare sempre. Va un po' a caso. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente al quinto tentativo. E qua otteniamo la cazzo di Hadoken finalmente. I give you a special present. Now enter the capsule, please. E teniamo la Hadoken. Tra l'altro Hadoken ci sarà anche utile per capire qual è la voce di Mega Man X, perché la sentiamo adesso pronunciare il verso fatidico. Qua siamo full power in questo momento. Hadoken, Hadoken, c'è una voce di Mega, Hadoken. Allora Hadoken, bisogna farlo questa mossa come si fa la Hadoken in Street Fighter, ovvero giù, diagonale bassa destra, destra e colpo di sparo. Hadoken. Però si può fare... bellissimo, sentiamo di nuovo. Hadoken, una voce di merda. Però, contro indicazioni della Hadoken, ora ve lo spiego un pochino, abbassando un po' volume così almeno ci riusciamo a capire. Allora, me lo sono segnato. Dunque, innanzitutto la Hadoken si può compiere solo se abbiamo la vita al massimo. Quindi se abbiamo subito danni non si può utilizzare. Non si può utilizzare saltando. Ovviamente per essere scagliata necessita un tempo di caricamento, e quindi in quel momento ci lascia un pochino, diciamo, sotto allo sbaraglio degli attacchi nemici. E come abbiamo già detto, one shot praticamente qualsiasi nemico. E quindi niente, qui abbiamo ottenuto tutto, cazzo. Siamo fortissimi, quindi possiamo uscire. Siamo full power, proprio eccezionale. E potremmo usare questa tattica della Hadoken per far fuori più in fretta i nemici. Potremmo anche provarci adesso per far fuori soprattutto i boss. Sarebbe meglio farli fuori utilizzando le loro debolezze, non la Hadoken. Però adesso vedremo un po' come fare. Insomma, ce l'abbiamo questa possibilità, possiamo anche utilizzarla. Per ora è tutto. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti. Un bel mi piace, una condivisione. E insomma, un mi piace, fate un po' voi quello che volete. Per ora è tutto. E noi ci vediamo alla prossima parte di Mega Man X, dove inizieremo la fortezza di Sigma finalmente, e quindi ci avvieremo alla conclusione del gameplay. Alla prossima, ciao ciao!